No, io Tortoli secondo me lo può fare benissimo, perché è un giocatore imprevedibile, è un giocatore che si sacrifica molto per la squadra, è un giocatore che arriva, perché poi i primi due tiri in porta al primo tempo li ha fatti Tortoli, che è arrivato lì. E poi le partite poi come cambiano, gli episodi come ti cambiano le partite e poi ti cambiano i giudizi. Perché poi voglio dire, Scarpa è entrato, ha fatto gol, ha fatto bene, però è anche vero che due o tre volte si è addormentato, come spesso fa, in fase di non possesso sopra alto. Io ho bisogno di gente che attacca e difende, attacca e difende. Purtroppo questa continuità lui non ce l'ha in quel ruolo, ma ce l'ha nelle sue corde, quindi la deve tirare fuori. Se la tira fuori è un giocatore importante, se non la tira fuori diventa un giocatore dannoso per la squadra. Quindi il succo no, perché tutti sentono Scarpa, Scarpa, Scarpa è un giocatore importante. Siccome poi da coglione non voglio passare, allora Scarpa è un giocatore importante se fa Scarpa nella fase offensiva e nella fase difensiva, soprattutto. Se poi Scarpa guardano la punizione, o guardano il rigore, o guardano. A me interessa il succo del discorso. Allora, Scarpa, se rende nelle due fasi, è un giocatore che doveva fare 10 anni la Serie A, e questo lo sa bene. Se invece è un giocatore che gioca a sprazzi, è un giocatore che a me personalmente non serve. Anche perché poi nel primo tempo c'è stata difficoltà che.